ragazzi, non vedi più. No, no, rimanete qua. Buongiorno. 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 Allora, come era nelle previsioni, Paul Haggis ha risposto a tutte le domande, ha spiegato come sono andati i fatti, si è dichiarato, come aveva già fatto nell'immediatezza del fermo, completamente innocente, nel senso che i rapporti che ha avuto con questa donna sono rapporti totalmente consensuali nel corso di questi 3 giorni che hanno trascorso insieme a Ostuni. Abbiamo anche chiarito che, contrariamente a quello che si ipotizza, nelle imputazioni non c'è nessuna lesione e nessun segno di violenza. Contestualmente a fermo. E adesso stiamo aspettando il provvedimento del giudice, che dovrà pronunciarsi sia sul fermo sia sulla richiesta dell'accusa, che è, come credo sapete, di mantenere gli arresti domiciliari in attesa che si svolgano gli accertamenti urgenti e in particolare l'incidente probatorio che è già stato richiesto ascoltando la denunciante in contraddittorio. Mr. Haggis ha dichiarato espressamente non solo di non avere mai fatto nulla per sottrarsi agli accertamenti della giustizia italiana e di essere rimasto qui anche perché qui stava lavorando e doveva lavorare per il festival, ma anche di avere tutto l'interesse a essere presente a questi accertamenti e poi di rimanere in Italia fino a quando non sarà definitivamente accertata la sua totale innocenza, perché naturalmente da questo dipende la sua vita qui e anche negli Stati Uniti dove risiede. Quindi